già superato i 100.000 euro. Regalare un cane a Natale è un gesto d'amore bellissimo da ricordare che dura una vita. È statisticamente provato che tante famiglie decidono di far entrare un animale domestico tra le mura della propria casa in occasione delle feste e che una grande percentuale dei cani che finiscono in canile per cessioni di proprietà o abbandoni sono proprio quei cuccioli scelti inconsapevolmente durante il Natale. Se l'estate è costellata di abbandoni, allora è meglio pensarci prima, facendo una scelta consapevole e responsabile. Il cane, il gatto o qualsiasi altro animale non è un regalo da scartare sotto l'albero. Anzi, è proprio scegliendo di adottare un cane o un gatto da un rifugio che si può offrire ad un animale già scartato la possibilità di avere finalmente una casa e una famiglia, proprio nel periodo dell'anno più freddo, quando la vita nel canile o nel gattile si fa ancora più dura e triste. Un cucciolo comprato e regalato a Natale può diventare un randaggio a Ferragosto. L'appello di OIPA: non regalare cuccioli a Natale né in altre ricorrenze. Gli animali non sono un oggetto, non possono in alcun modo essere strumentalizzati. Se si decide di aprire le porte di casa a un amico con la coda, deve essere una scelta ponderata, fatta in maniera autonoma, sicuramente con amore, ma mai di pancia. Donare gioia ai bambini, agli anziani e al tempo stesso ad un esserino peloso e con la coda che ci sarà riconoscente per sempre può fare la differenza tra un Natale di consumo e un Natale di amore. La nazionale agli